Va ora in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori di Radio Piper, buonasera e benvenuti al nostro consueto approfondimento a Pianeta Oggi eventi nel mondo. In studio Bonella Massimo, alla regia qui a Fontana Fredda Paolo Gavasso, che saluto di là del vetro, e un saluto naturalmente alla regia centrale di Treviso, mi riferisco a Rosario Moreno di RST Radio Sirius TV Network, che perché grazie a lui questa trasmissione che nasce qui da Radio Piper viene ripetuta gratuitamente in tutto il network online, abbracciando così nuovi ascoltatori che io naturalmente saluto. E vorrei anche salutare un flash Rosario. Tutto bene Rosario lì a Treviso? Perfetto Massimo, tutto bene e niente in ordine, come si suol dire. Sì, allora vuol dire che non è proprio tutto bene. Beh, è difficile che vada tutto bene Massimo. L'importante è che il network funzioni bene per il momento, o no? Certo, so che siete ancora in alcuni diciamo contesti ancora in fase sperimentale, come tutte le cose nuove hanno bisogno un attimino di essere corrette. Intanto un grazie ecco per questa collaborazione. Riprendiamo dunque qui da Fontana Fredda Radio Piper, che ricordo la storica emittente molto ascoltata, e pensate che si riceve in un settore circolare che va da Venezia fino al Quarnero, e sulle frequenze di 88.800, 93.800 MHz in stereofonia col sistema RDS. Radiopiper.it, il sito internet per poterci ascoltare anche fuori dell'ambito interregionale. Ecco, prima di dare la parola ad Aviano, che vedo che è già pronto nel suo studio con l'ospite collegato, so che ha anche un ospite molto importante, vorrei darvi una notizia che è quella un po' che rimane in primo piano in tutta questa settimana e anche lo rimarrà per più giorni. Come avete sentito il caso di questo Totò Riina? Allora, Riina deve restare in carcere in regime di 41 bis, lo dice Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, dopo la sentenza della Cassazione che chiede il differimento della pena. Totò Riina è il capo di Cosa Nostra e il suo stato di salute può essere trattato nell'ambiente carcerario o con ricoveri mirati, spiega. Vorrei ricordare che il PM Nino Di Matteo vive blindato per le minacce di Riina dal carcere. Roberti ricorda che Provenzano, ammalato, è rimasto in carcere. Alba Monte, presidente ANM, di parere opposto, dice che lo Stato è più forte della mafia se si occupa di diritti da dare a chi reo di crimini li ha negati ad altri. Questa è un po' la notizia che vuole così un attimo introdurre la trasmissione, l'approfondimento. A questo punto non mi resta che dare immediatamente la linea ad Alviano Appi, ricordo nostro collaboratore di questa trasmissione Pianeta Oggi eventi nel mondo qui a Radio Piper, che fa parte di una importante associazione Pordenone, il Sicomoro, il sicomoro.com, il sito internet, dove grazie proprio a questa associazione e a questi ragazzi noi siamo riusciti anche a realizzare interviste molto importanti, insomma a far passare un messaggio di tutela della vita in generale. Ecco, noi con i media, amplificando praticamente quello che viene fatto con il loro lavoro relativo a tutta una serie di convegni che sono stati realizzati dal 98 ad oggi qui nel Triveneto. Allora, Alviano Appi, a te la linea, noi ci sentiamo a metà trasmissione e poi anche al termine, prego. Grazie Massimo e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, io ho qui come ospite per la trasmissione di questa sera il capo redattore della rivista Antimafia 2000, Aaron Pettinari, al quale girerei subito l'introduzione che tu hai fatto, Massimo, proprio su questa richiesta della Cassazione di rivedere il giudizio che è stato dato sulla possibilità di Totorina di passare dal 41 bis agli arresti domiciliari per motivi di salute. Allora, Aaron, qual è la posizione tua personale e anche immagino quella di tutta la rivista Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni in testa, su questo tema? A te la parola. Ciao Alviano, buonasera a tutti quanti i radioascoltatori. Innanzitutto crediamo assolutamente che c'è tanta, da una parte, tanta rabbia, tanta amarezza di fronte a decisioni di questo tipo. L'abbiamo percepita da tanti addetti familiari vittime di mafia e di fatto così come l'abbiamo percepita l'abbiamo provata anche noi, sicuramente tanta amarezza, proprio in virtù del fatto che comunque ci si dimentica a 25 anni dalle stragi, ci si dimentica di quello che comunque ha fatto un uomo come Rina. Si invocano dei diritti per un soggetto come Dottor Rina, quando lui di diritti, insomma, li ha persi probabilmente da quando ha iniziato a essere il capo dei capi, il capo mafia, anche perché non va ricordato che da quando è finito agli arresti nel 1993 non ha mai dato segnali di cedimento rispetto al suo essere appunto capo mafia, non ha mai dato, anzi fino a qualche anno fa direttamente dal carcere Opera di Milano continuava non solo a lodarsi per tutte le stragi, tutti gli attentati, per tutti quei morti ammazzati che aveva fatto insieme al compagno Dora Daria, Alberto Lorusso, ma anche continuava a minacciare e a decretare condanne a morte nei confronti di Antonino Di Matteo, di Don Ciotti e così via. Insomma, credo che la decisione della Corte di Cassazione, quantomeno di accogliere il ricorso del difensore del boss Rina, quindi di girare la palla nuovamente al Tribunale di Sorveglianza, che da un punto di vista tecnico, di fatto dietro al tecnicismo si possa nascondere dell'altro, è il pensiero che ci siamo fatti con Antimafia 2000, che ci siamo fatti in redazione, che ci siamo fatti tra colleghi, insomma. A nostro avviso Totò Riina deve rimanere in carcere perché il diritto alla dignità umana, tra virgolette, alla carità cristiana ci può anche essere, giusto che ci sia, ma può essere tranquillamente curato in carcere. Totò Riina può morire tranquillamente in carcere con il massimo delle cure che vengono garantite proprio dallo Stato. Anche perché la situazione in cui verte di salute, da quello che sappiamo perlomeno, in cui verte Totò Riina non è certamente paragonabile a quella di Bernardo Provenzano. Allora io mi chiedo, quando fu che era ridotto di fatto a un vegetale, Provenzano non fu riconosciuto alcunché, per quale motivo si dovrebbe fare questo a Totò Riina? Sono strane coincidenze che sono accadute negli ultimi mesi. Totò Riina nel gennaio 2017 aveva deciso di aveva dato la disponibilità, così a sommi capi, interloquendo con il suo avvocato Giovanni Anania durante il processo della trattativa Stato Mafia, a rispondere alle domande dei PM che lo volevano interrogare in udienza successiva, ovviamente. Poi, quando c'è stato il momento in cui questa disponibilità doveva essere tradotta in concreto, si è tirato indietro dicendo che aveva la febbre, che insomma stava poco bene e quant'altro. Dopo che per una settimana tutti quanti i giornali hanno parlato di questo, dell'eventualità, chissà che cosa dirà, cosa non dirà e quant'altro. Probabilmente non lo sapremo mai cosa avrebbe risposto, cosa non avrebbe risposto. Certo è che sono stati mesi questi
di grandi interlocuzioni, di grandi segnali più o meno veicolati verso l'esterno, perché comunque anche il fatto solamente di dire ma quasi quasi parlo con i magistrati e rispondo alle domande è un chiaro segnale verso l'esterno, un pericolo tra virgolette rientrato, e magari qualcuno, ci può essere il sospetto che si voglia mettere a tacere definitivamente un'eventuale volontà comunque di parlare, magari togliere i dubbi di parlare sì o no, magari facendolo ritornare a casa. Non si tratta di un vecchietto che non sa cosa dire, ce lo dicono proprio gli organi inquirenti. Prima Massimo Bonella ha letto le dichiarazioni di Franco Roberti, e ancora il capo mafia riconosciuto di Cosa Nostra, lo dicono le intercettazioni che ci sono state anche di recente. Sì, bene, hai presentato la situazione sotto tutte le sfaccettature. Aaron, possiamo ricordare che la richiesta dei domiciliari per Totò Riina, tra l'altro, è vecchia di qualche anno anche, e quindi già ci si muoveva per quella richiesta quando certamente lo stato di salute suo era sicuramente gagliardo, a sentire dai toni di voce con i quali invocava l'assassinio del magistrato Di Matteo. Possiamo dire che le chiavi per uscire, per il diritto ad una morte dignitosa, stanno dalla parte della cella di Totò Riina per certi casi. Basterebbe che lui veramente e seriamente decidesse di parlare, di dire tutto quello che sa, e a questo punto lo Stato potrebbe fare la mossa che ha fatto con tanti altri pentiti collaboratori di giustizia. Bene, allora noi ti abbiamo chiamato anche perché il 20 di maggio c'è stata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo una importante conferenza organizzata dalla vostra rivista, presente il procuratore generale Scarpinato, presente un giornalista di Economia del Sole 24 Ore, Gianni Dragoni, di notevole spessore, e noi vorremmo che tu un po' in sintesi ci potessi dire innanzitutto da parte del procuratore generale Scarpinato quali sono stati gli input più sensibili che avete ricevuto, perché in sostanza, per dire ai radioascoltatori che una linea di pensiero da seguire è che la mafia sta cambiando secondo Scarpinato. Ecco, puoi specificarci meglio che cosa è stato detto? Beh, sicuramente allora la manifestazione che si è tenuta a Palermo, Seguite i soldi, troverete la mafia, era inserita nel contesto di commemorazioni per quanto riguarda il 25esimo anniversario della strage di Capaci. Dobbiamo dire che quello che è stato detto un po' da tutti quanti i relatori è proprio questo fatto, ovvero la nuova pelle, diciamo, che hanno le mafie, che si è spostata, che si è insediata nei gangli più alti del potere. Penso non solo a quelli della politica, ma soprattutto a quelli dell'economia, dell'alta finanza. Proprio il procuratore generale Scarpinato sottolineava come fosse un errore, che siccome è un errore guardare alla criminalità mafiosa appunto con quei parametri concettuali della Prima Repubblica, quindi di prima delle stragi. Oggi il crimine organizzato è completamente diverso, ha un'altra struttura, e le stesse norme che venivano applicate un tempo possono risultare quasi inefficaci, se pensiamo anche che oggi spesso si dice mafia e corruzione sono due facce della stessa medaglia. Più magistrati, più addetti ai lavori hanno detto e chiedono, esortano il legislatore a intervenire equiparando questi due reati anche nella forma delle investigazioni e delle indagini. E ha sottolineato Scarpinato come questa nuova mafia che si è adattata riducendo di fatto scavalcando diciamo quell'immagine del mafioso Coppola e Rupara
Di fatto dimostra che c'è un'esistenza di una fascia, diciamo, più alta di sistema criminale, che non ha le caratteristiche classiche dell'associazione mafiosa, che intessa strutture di collegamento e legami con gli altri sistemi di potere, quindi membri dell'economia, della finanza, della politica, un sistema, diciamo, elitario di aristocrazia mafiosa, in questo senso lui li definisce. Un sistema di potere di fatto parallelo a quello già prefigurato ed esistente, e quindi diventa una mafia che è mercatista ed si inserisce in questo quadro di sistema criminale. È un po' quello che sta avvenendo in tutta quanta Italia, che sta emergendo anche da indagini a Reggio Calabria, tanto a Palermo quanto a Milano, insomma in Emilia Romagna. Sta avvenendo un po', ed è un po' il succo di quello che è avvenuto anche in questi anni di indagini. Pensiamo a soggetti come Marcello Dell'Utri, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Pensiamo a altri condannati, senatori o onorevoli. Penso a Matacena, il senatore Caridi si trova sotto processo in Reggio Calabria, sempre accusato di essere parte di questa rete degli invisibili, insomma. E poi ci sono altri aspetti, insomma, sono stati detti anche una lunga serie di numeri, di dati, del fatto Aspetta, una cosa che secondo me forse vale la pena di capire per chi ci ascolta è il fatto che la mafia si sta dimostrando molto versatile, perché dall'analisi fatta appunto da Scarpinato siamo passati da... cioè ci sono stati degli eventi internazionali che hanno in qualche modo quasi costretto la mafia a muoversi in questo modo, e lei l'ha fatto con grande repentinità. Tu puoi inquadrare un poco quali sono stati gli eventi di carattere internazionale che hanno costretto una mafia che grazie alla spesa pubblica infinita riusciva a comprare voti, a mantenere governi che facevano leggi che erano favorevoli alle organizzazioni mafiose, e dopo, per interventi che sono stati sovranazionali, questo è cambiato, giusto per dare un'idea di come le dinamiche siano profonde. Diciamo che dagli anni 80 ad oggi di cambiamenti a livello internazionale, io credo che le logiche che noi dobbiamo porre in essere sono molto semplici, nel senso che non si può ragionare a livello nazionale se prima non ragioniamo a livello internazionale. C'era un collaboratore di giustizia che abbiamo intervistato, che ho avuto l'onore di intervistare insieme al direttore Giorgio Bongiovanni, Gaspare Mutolo, che ci raccontava come loro sapessero già prima dell'89 che sarebbe crollato il muro, e quindi avevano già apportato i propri investimenti in un'Europa che stava cambiando. Di fronte a un'economia che si sta sempre più digitalizzando, si sta sempre più passando non solamente nei settori che possono essere quelli del mercato, del settore degli appalti, dello traffico stupefacente e quant'altro, ma in realtà è un mercato globale, sempre più globalizzato, che passa nei numeri della borsa. Anche in questo senso la mafia sta entrando in borsa e segue questi flussi, diciamo. È sempre stato così, che laddove c'è il grande movimento di denaro, per primo Giovanni Falcone aveva capito che seguendo le tracce dei soldi si sarebbe trovato il centro del sistema del potere criminale mafioso. Di fatto oggi la nuova finanza non è solamente nei capitali illeciti che potevano essere un tempo in Svizzera, ma si trova anche in tantissime altre, in altri paradisi fiscali, in altre banche, nelle borse stesse viene effettuato riciclaggio di denaro. Diciamo che in un certo senso i grandi affari sono comunque gestiti in cabine di regia, come ha detto il procuratore generale Scarpinato,
che è sempre più di elite, per pochi, e hanno accesso a questa, diciamo, stanza del potere, stanza dei bottoni, anche ristrette elite delle stesse compagini criminali. Quindi un numero selezionato di capi che partecipa o che comunque ha il quadro completo della situazione, non certo i boss minori, diciamo. Certo. I mercati sono governati da degli oligopoli di cui fanno parte tutti quanti i grandi capitalisti finanzieri, e tra questi ci sono anche comunque le mafie, diciamo così, mercatiste. E qui si trovano tutti insieme in sinergia tra loro, amministratori, politici, finanzieri, colletti bianchi, che parlano da pari a pari in joint venture tra loro, se vogliamo, per certi versi. E la mafia, così da essere stata in passato braccio armato, solamente forse braccio armato del potere, si è seduta al tavolo non essendo più solamente braccio armato, ma dando del tu probabilmente anche a questi poteri. Diciamo, si è messa a fare dei servizi che non sono più, cioè delle operazioni che non sono soltanto spaccio di droga, prostituzione, pizzo, eccetera, ma anche alla grande imprenditoria che adesso a livello globale deve in qualche modo cercare di essere sempre all'avanguardia, concorrente. Certamente gli imprenditori hanno bisogno di evadere da qualche parte le spese legate alle esigenze ambientali oppure legate al costo del lavoro. Ecco, sì, ecco. Perché sì, prego. Sì, devi fare un ragionamento, bisogna fare un ragionamento che le mafie hanno due poteri. Uno era quello militare, che se vogliamo forse in parte il potere militare è stato comunque colpito in maniera importante dallo Stato dopo le stragi, con i continui arresti e quant'altro, ma c'è un altro potere che non è stato colpito e che invece forse è quello più grande che hanno le mafie in mano, che è quello economico. Proprio tutti quei reati che dicevi tu, prostituzione, traffico di stupefacenti, estorsioni, appalti e quant'altro, frutta per difetto alle mafie 150 miliardi di euro l'anno. Con tutti quei soldi è ovvio, e in momento di crisi come quello in cui vertiamo oggi, si scopre che le mafie diventano la prima banca a cui rivolgersi, di fatto, per quanto riguarda molti imprenditori. Ci sono tantissime inchieste che dimostrano proprio questo, che ci sono imprenditori che vanno dai mafiosi per chiedere non solo denaro ma anche di entrare in questo cerchio magico del potere per avere risolti i propri problemi, che poi in realtà non vengono risolti affatto, perché magari si inizia con una piccola percentuale e un prestito di denaro diventa poi una percentuale resa della propria azienda, che poi diventa controllo totale della propria azienda, e l'imprenditore va sul lastrico e fine della fiera, insomma. Questo è quello che è quello, i rischi che ci sono, ma comunque poi è stato Gianni Dragoni a dare proprio i numeri economici, insomma. Pensando proprio giusto che la per dirne può... due, danne giusto due, perché chi non ha sentito la conferenza possa capire, danne pure un paio. Ma per fare un esempio, con il 150 miliardi di euro l'anno di cui abbiamo parlato prima, per la mafia SPA non esiste, non è una società per azioni la mafia, di fatto, per dare un'idea del fatturato, sarebbe più del doppio dell'Enel, 3 volte l'Eni, 8 volte la Telecom, 40 volte Mediaset. Secondo le stime, di fatto si parla di 105 miliardi di utili annui da parte dei profitti che fa la mafia SPA. Di fatto si potrebbe comprare la borsa di Milano e resterebbero svariate miliardi di euro da investire. Per fare un altro esempio, potrebbe acquistare persino la Apple, con 725 miliardi di euro è la società del maggior valore a livello mondiale. Questi sono i numeri, insomma. Addirittura Dragoni sostiene, in base ai dati che ha raccolto, che dal 2013 al 2014 è aumentata
l'economia illegale dal 12,9 al 13% del PIL. E proprio questa cosa del PIL dobbiamo capirla, e qui faccio una provocazione, forse per comprendere il motivo per cui da 150 anni non abbiamo sconfitto la mafia. Addirittura l'Europa ci dice che dobbiamo inserire all'interno del PIL i traffici illeciti, dello stupefacente e della prostituzione. Se l'Europa ci dice questo, e quindi queste attività illecite fanno PIL ai nostri stati, al nostro stato, così come ad altri, è normale che non verrà sconfitto, perché fa gioco economico. Sì, purtroppo siamo in scadenza del tempo a nostra disposizione, purtroppo è un gioco contro i cittadini, i lavoratori onesti, gli imprenditori onesti, il gioco rimane nelle sale di regia che accennavi prima, tant'è vero che una buona parte di questi soldi adesso, abbiamo sentito Giorgio Bongiovanni l'altra sera in un'altra conferenza, diceva che la mafia sta comprando moltissime testate giornalistiche e moltissima informazione, quindi sì, più che altro scusa se mi intrometto, prego. Proprio l'emittente, no, che viene, probabilmente gli daranno soldi eccetera, e allora a prescindere da testata o non testata, però l'emittente che poi cosa fa? Compra le frequenze, si ingrandisce, quindi fa passare determinati programmi, andiamo noi a proporre un programma di questo tipo, nemmeno ti rispondono, tanto perché la gente sappia. Quindi quando lo dico per chi ci ascolta, quando vedete Pianeta Oggi Reporter in qualche televisione regionale qui del centro nord-est d'Italia, ecco, dovete sapere che queste sono televisioni veramente libere e quindi non sono praticamente state influenzate da nessuno, e di conseguenza, ecco, vi invito a sintonizzarle nei tasti del vostro telecomando più comodi possibile. Ecco, magari tanti network, no, che ultimamente nascono come funghi, non si capisce come fanno di colpo così a fare TV nazionali, ecco, allora praticamente quelli lì li mettete sui tasti magari ultimi del vostro telecomando. Ecco, questo vale, questo è un consiglio che vale, ma veramente vale. Allora Albiano, ringraziamo Aaron, sì, della lucidità, sì, con la quale ci ha presentato il problema, come sempre. Speriamo di aver dato qualche input a chi ci stava ascoltando, e ti ripasso la linea, Massimo. Grazie Albiano Appi, grazie per la conduzione, per l'intervista che hai curato con il tuo ospite Aaron Pettinari, che anche sottoscritto lo conosce, anzi lo aspetto proprio alla televisione e magari anche nuovamente qui a Radio Piper per la presentazione del suo ultimo libro. Io non mi resta che congedarmi da voi, cari ascoltatori. Ricordo che questa è Radio Piper, Pianeta Oggi, Eventi nel Mondo, il programma che avete ascoltato, trasmesso sulle frequenze appunto di questa storica emittente dal 1981, vale a dire sugli 88.8, 93.800 in estrofonia col sistema RDS, in collaborazione anche con RST Network, Radio Sirius TV Network, perché poi praticamente lega una serie di emittenti online a taglio locale, tutte collegate mentre andiamo in onda con questo programma che nasce qui da Radio Piper di Fontana Fredda. Grazie per averci seguito, da Bonella Massimo un cordiale saluto, linea ora alla musica giovane. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo a cura di Massimo Bonella, in onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.